18 anni, sono venuti un po' di fotografi in Sicilia, Bruce Weber, Fabrizio Ferri e devo dire Marco Glaviano, che è stato il più carino, quello più a credere in me, sia perché siamo entrambi siciliani, sia perché ha visto in me qualcosa. Infatti tuttora lo vedo a New York e mi dice: mia bambina! No. Poi non era un lavoro assolutamente che volevo fare, ero iper angosciata, dicevo no, la modella no, la modella no. Poi invece mi chiamo Fabrizio Ferri per una sorta di calendario. Lui mi dice, io venivo da Palermo, mi propongo dei soldi, mi paga il biglietto e mi dice stai un giorno e poi vai via. Ma neanche, una mattinata e vai via. E dico perché no, parto, e poi avevo fatto altre cose perché c'era la Marina Malavasi di Odonna che veniva in Sicilia. E lei carinamente mi avevano bisogno di una sorta di comparsa, avevano già le modelle, invece lei carinamente mi prese tra le protagoniste, mi fece fare questi editoriali divertenti in Sicilia e anche lei mi disse guarda perché non vai a Milano, ti proponi. Vado a Milano per questa cosa della L'Oreal, ho detto vado nell'agenzia migliore che c'è e se mi prendono bene, se non mi prendono torno indietro, cioè era, l'ho buttata molto più sul karma, no? O la va o la spacca, non voglio andare a cercarmi un'altra agenzia o non voglio andare perché non ero neanche io molto convinta, e invece fui presa immediatamente e cominciai a lavorare abbastanza velocemente, anche se il primo anno non si può dire che ho fatto la modella perché sono stata praticamente solo a Milano e mi andava così di avere un po' la mia indipendenza, la mia libertà di guadagnare, di avere la mia casa, le mie cose e ho continuato così scherzando e sono arrivata fino a qui. Sfilare a volte è più semplice, ti dà delle emozioni comunque sì di adrenalina iniziale, però quello che mi piace veramente tanto è posare per delle foto, perché comunque è un po' come recitare, no? Devi sentirti nella parte e io che sono una persona che tendenzialmente sono molto fantasiosa, vivo nel mondo dei sogni e spesso perdo il senso della realtà, no? Tu mi parli, io dopo un po' mi vedi che guardo in alto. Mi piace perché mi chiudo un po' nel mio mondo e immagino di essere ciò che il fotografo mi chiede. Sì, ed è strano, lo riesco a fare solo col fotografo, perché poi se un mio amico mi vuole fare una foto, per esempio, sono iper imbarazzata, chiudo gli occhi, faccio delle smorfie. È così un mio mondo particolare dove riesco a trasformarmi, ma che poi se il mio fidanzato o i miei amici mi fanno una foto a casa sono fucsia con delle pose orrende perché cerco di sfuggire. Ma per il futuro non so, sono in vena di... sicuramente la moda è una fase che mi ha dato molto, però come tutti sappiamo la moda non dura per sempre, né io vorrei che durasse per sempre. Quindi, non so, sono alla ricerca di nuove ispirazioni, però nel frattempo sto studiando medicina alternativa, insomma, il mio sogno è anche studio erboristeria. E per adesso è solo un hobby, diciamo, mi piace mischiare e sperimentare cose con oli essenziali, erbe, ho questa passione da tempo e magari, non so, potrebbe anche essere che un giorno aprirò un'erboristeria tutta mia. In fondo sono una semplice in questo.